Come si chiama la suora che porta la pizza? Su ordinazione. E dopo questa, buona visione. Buon anno! Oh, scusate, ho sbagliato video, ma adesso metterò quello giusto. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, siamo su Cobalt, un gioco fantastico, direi fantastico. Siamo su Steam, sto giocando col joystick di Xbox 360, facciamo il tutorial, chi se ne frega. Andiamo, deathmatch, con questa. Qua è già preimpostato tutto perché abbiamo fatto il video, però non avevo capito come registrare, cioè avevo messo schermo intero, pensavo funzionasse bene, no? Su Bandicam. Adesso ho capito come fare a registrare gameplay, quindi siamo a posto. A parte con la riga lì che passa in mezzo, che non so se è fatta apposta o no, che me ne sono accorto adesso, letteralmente. Start. Adesso noi andiamo dalla parte dei blu. Questo gioco è letteralmente una figata. Poi ho scoperto questa roba, cioè, allora se vai qua, schiacci LB, e poi stare pensando proprio una cazzata. Ah, già, lanciarazzi subito. Questa pista inizia a piacere, un po' qua si rimbalza. Beh, adesso so meglio le cose. Noi siamo contro i verbi, colpito in pieno con lanciarazzi. Si gira, guarda se abbassa e va dritto lì. Le mie bombe preferite sono quelle là che stanno esplodendo, quelle lì. Quelle che c'è tipo un bastoncino con alla fine il coso della bomba. Cioè la bomba proprio. Ecco, le vado a prendere per farvi vedere. Sono lassù in alto a sinistra. Queste qui. Fai così. E vinci dando alla fine un pugno. E anche quelle mi piacciono, ma voglio averne una. Ok, avete già capito cosa fanno. C'è pure lo scudo, fai così. Queste le lanci e quando si attivano creano una sorta di raggio che dà elettricità intorno a loro e durano per un po' di per un tot tempo, e che è in mezzo al breve tempo e al lungo tempo per un gioco. Poi lungo tempo non dico un'ora o così, così mi rimedio con alcune armi. Quando ti rotoli, oltre a schivare, andare più veloce o così, con alcune armi, se ti stanno sparando, puoi rimandare indietro il proiettile. No, sono morto. Pensavo. Pensi troppo, mi sa. Dai. Dai, entrate nella mia trappola, grandi. Dai. Pensavo di fare una doppia uccisione. Ecco, vedete come è andato indietro il proiettile, e mi sono anche sparato un missile addosso. E dai, è così. Prima facciamo in modo tale che di là non ci vadano. Con questa gliela lanciamo, poi andiamo di là. A volte vi danno anche il jetpack, o almeno su Xbox. Questo è un demo, e anche quello su Xbox. No, in Piero non funziona. Provo a tirarli di qua per poi fare così. Che azione! Però se tu non muori, mi dispiace, ma devi morire in qualche modo. Devi morire! Va bene, mi sono suicidato, ma va bene. Comunque mi sono scordato di dirvi cosa che ho detto prima,
ed è che i punti qua funzionano così: quando tu uccidi qualcuno, vanno avanti di un punto. Quando tu muori, però, allora, se muori non ti tolgono punti a te, ma li aggiungono alla squadra avversaria. Ma se muori per merito tuo, adesso non chiedetemi le cose tipo se tu lanci una bomba al nemico e il nemico dietro ti fa in modo che tu ci vai addosso alla tua bomba, chi muore, credo tu. Non ci avrete capito niente, beh, normale. E si va anche sotto zero, cioè meno uno, meno due, tutti i suicidi a zero, vai sotto zero. Non ho ancora capito che cavolo servono questi qua. Non è che ti accecano, ti danno solo un po' di fastidio. Io le odio, le uso sempre subito a caso per liberarmene. Noris, ma puoi anche non usarle direttamente. Insomma, mi dà un fastidio quando scelgo le armi dopo. Ma quella bomba lì mi pare che... No, adesso non so quando... Se ero io che ho fatto qualcosa, ma mi pareva che non... Basta di... Sì, dai, uccidi da solo. Sì! Che se l'hanno già recuperato, vabbè. Chi mi ha ucciso? Come, quando? C'era qualcosa, una trappola? Che stavo dicendo? Ah, sì, mi pare che non devi per scegliere, no. Sì. Vedi, non mi fa più vedere il pezzo sopra quando scelgo. E quindi devi guardare la mano, però ti acceca lì. Allora, bastarda. Ah, sì, ma muori. Tutti lì sopra. No, non tutti. Spara, spara, spara. Muori. Non è morto. Ma tu, ti do i pugni, Ti do i pugni, Guarda, qua, voglio vedere cosa fai adesso. Non ho capito perché i bot ci vanno sopra così. Se vedete che sono un po' cattivi i bot che prima hanno vinto, non nella partita prima, ma in quella prima ancora, perché poi abbiamo dato filo da torcere. Perché gli ha alzato un po' la cattiveria. E abbiamo vinto! Yeah! Basta. Mamma mia. Raga, solo per questa partita un po' di like ci stanno. Non voglio esagerare, però un po' di like, un po' di iscrizioni, no. Tra l'altro abbiamo raggiunto i 20 iscritti. Questo sarebbe lo speciale, diciamo. Primo video su computer, mi pare, tra l'altro. Cioè, su computer, nel senso, fatto proprio sul computer, giocato sul computer, perché in realtà ce n'è uno che in pratica ho montato sul computer, ma poi non riuscivo a salvarlo, allora ho riregistrato sulla galleria con cosa? It Film Express 2017, che so come si fa, però non mi funzionava, non so come più di una volta mi è successo che continuavo a fare il caricamento, dicevo dai e muoviti con sto caricamento, e così finiva il caricamento. Che bello, caricamento finito. Che brutto, non ha salvato niente. Allora poi ho registrato con Bandica quello che avevo fatto. Ma qua posso fare anche questo e questo. Proviamo questo, dai. Il tutto per poi mettere insieme le clip sul telefono, quella volta forse il Geometry Dashboard. Mi pare o l'ultimo o il penultimo, forse il penultimo.
Ovviamente da Sword che continuerò la serie. Anche se per sbaglio l'ho cancellato e l'ho rimesso su telefono, se non sono allo stesso punto di prima ci arriverò e poi inizierò a fare il video, ok? Va bene, ci siamo già messi d'accordo. Siete molto facili da convincere. Qua sembra un cabinato. C'è la musica bella. E dobbiamo provare questo qua. Allora, oh! Time limit. What? Go. Comunque vi consiglio di scaricarlo anche solo il demo, perché questo per... No, il rosso. Il rosso in pratica a mio fratello piace il rosso e il blu. Secondo me sono i colori più uno contro l'altro, che o ti piace uno o ti piace l'altro per forza. Dico che in alcuni momenti è anche bello il rosso, sì, è vero, ma non è che proprio mi piace tanto, eh. Ma io non ho capito che cosa è sta cosa. Ma che cavolo? Perché ci sono gli spalti che uno esalta e l'altro piange? Piange, non è che piange. Allora, vediamo. Spink! Oh, ma è diversa quella bomba. Che cavolo è la roba? La stella ninja? Fa rimbalzare le cose! Mi pare... Ah, via! E mi ha beccato lo stesso. Mi sa che questa roba non è stata al massimo da... provare. Non è stata al massimo, non sarà al massimo. Boh, non lo so, fatto sta che mi sono già rotto di fare sta roba, quindi... Faccio così. E faccio così. Dovrei andare al menu. Proviamo questa? Sì, direi che questa potrebbe anche andare bene. Ok. Va bene, va tutto bene. Non lamentarti, non fare domande. Ecco, vedi, all'80% i bot. In basso, a destra, di uno in alto. Va bene. Iniziamo a giocare. Se vedete ogni volta lo screenshot in basso a destra, è perché quando inizio e smetto di registrare lo stesso pulsante che serve per fare gli screenshot su Steam. Ma chi sei fotte? Più ci piace questo. Però anche questo. Ma quindi scelgo questo. Dai, dobbiamo battere i verdi, dobbiamo fargli vedere chi siamo, eh. Eh sì, raga, eh sì. Buttiamoci a palla e spariamo. Spin! Dai! Dai, no! No, lo volevo. Oh sì, non abbiamo una mina. C'è una bomba. Piu! Non andare dai blu, eh. Non osare, eh. Non osare, eh. Salta, 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 salta! Bravo, 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 bravo. Bravi idioti. Ah no. Eh sì. Via! Ma mi pare che non esplode con quelli della tua squadra. Round 1 di 20. Che vuol dire round 1 di 20? Dobbiamo fare 20 round. Sì, ragazzi, non so perché mi è iniziata la gara un botto con queste modalità, quindi io direi che per ora, infatti non mi stanno neanche piacendo, mi stanno neanche piacendo tanto, io non so più parlare.